Ciao a tutti cari amici, bentornati alla pausa caffè di oggi. Oggi più che una pausa caffè dopo pranzo è forse quasi una merenda perché non sono riuscita a caricare il video prima. Ho visto ieri con l'esperimento della prima pausa caffè, del primo video, che vi è piaciuto tantissimo. Vi è piaciuto veramente tanto e avete chiesto di continuare con questi appuntamenti. Allora continuerò se mi sarà possibile, se avrò idee o cose interessanti da dire, perché non sempre ho cose interessanti di cui parlare. A volte mi si spegne il cervello e non riesco a formulare nessun pensiero interessante. E al contrario, voi avete scritto dei commenti bellissimi. Ci sono dei commenti veramente meravigliosi. Io invito tutti a leggere i commenti delle persone sotto questi video così di riflessione un po' intima che ci spingono parlando della situazione generale a tirare fuori qualcosa che abbiamo dentro. E sono veramente rimasta colpita. Ieri sera ho passato la serata, invece di leggere il mio libro di fantasmi, a leggere i vostri commenti e ho visto che ne avevo tantissimi da leggere in arretrato. E quindi li ho letti tutti, ma non credo tuttissimi, tutti tutti, perché purtroppo YouTube non mi mette le notifiche di tutti i commenti, quindi ci sono tanti commenti, magari anche di insulti, che io non vedo e rimangono lì e io non do riscontro a questi commenti perché non li vedo. A questo proposito vorrei fare un appello perché ieri mi è arrivato un messaggio da parte di una persona, di una ragazza, risentita perché mi aveva scritto dei commenti sotto i video precedenti e non aveva ricevuto un like, diciamo così, chiamiamolo così, nessun riscontro da parte mia e quindi ci è rimasta male e mi ha detto che toglierà l'iscrizione. Allora, faccio un appello, non offendetevi per queste cose, vi prego, voi potete fare quello che volete. Se siete offesi, se qualcosa vi urta, potete togliere l'iscrizione, potete metterla, questo canale è libero, potete commentare nel rispetto di tutti e senza scrivere insulti. Non offendetevi se io non vi metto il cuore o non vi rispondo, perché non lo faccio apposta. Non è che io ce l'ho con voi o mi siete antipatici o lo faccio di proposito per farvi un dispetto. Semplicemente YouTube non mi mette tutte le notifiche e quindi ci sono tanti messaggi che rimangono indietro e che non vengono visti. Succede anche a me di scrivere un commento magari in un canale che seguo e di non ricevere risposta. E magari ci si rimane un po' male, però poi da persona che fa video capisco che probabilmente dall'altra parte la persona non ha visto il commento. Perché commenti ne arrivano tanti tutti i giorni, poi io ho due canali, quindi se rispondessi a tutti non avrei il tempo materiale per fare altre cose. E cercate di capire che io ho anche una vita al di fuori di YouTube con tutte le incombenze quotidiane da seguire, un lavoro, un cane malato da seguire, la casa, la spesa, le cose burocratiche, insomma, quello che avete tutti e io non posso passare tutto il giorno a rispondere ai commenti. Ieri sera, solo per mettermi un po' in pari, ho impiegato ore, credo dalle 10 fino alla mezzanotte, a leggere tutti i commenti, a rispondere, a mettere il cuore. Quindi non offendetevi, vi prego, per queste cose. Non c'è da parte mia un desiderio di farvi dispetto, di escludere qualcuno, anche perché sinceramente io, che importanza ha un mio like? Che io metta un like o no, sono, scusate, ma sono un po' cose da ragazzini.
Piuttosto approfittate di questo canale se vi piacciono i contenuti, se vi piace l'atmosfera, per partecipare anche voi con i vostri commenti e soprattutto per interagire con gli altri iscritti. Ci sono davvero persone che scrivono commenti meravigliosi, con persone intelligenti, persone colte, persone sagge, persone da cui imparare tantissimo. Potrebbero nascere anche delle amicizie tra di voi, perché qui veramente ci sono delle persone speciali che scrivono qui sotto. Quindi prendete quello che c'è di bello in questo canale e non offendetevi se io non metto un like, che non conta niente alla fine. Approfittate dei contenuti di questo canale se vi piacciono per contribuire e per stringere legami e per interagire tra di voi, perché alla fine io metto a disposizione un piccolo spazio. Faccio delle riflessioni che possono servire da spunto per tutti voi, per migliorare anche magari la vostra vita, perché tante volte io da un commento ho preso spunti preziosi e una frase che ho letto mi ha cambiato in meglio la giornata. Quindi approfittate di questo, non offendetevi, non andatevene sbattendo la porta perché io non vi metto un like perché non è importante quello. D'accordo? Bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.